Senato approva. Il Senato ha approvato la proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge Zan. La cosiddetta tagliola, firmata da Lega e Fratelli d'Italia, ha ottenuto 154 voti favorevoli, 131 contrari, 2 astenuti. Viene così affondato il provvedimento contro l'omotransfobia, tra scambi di accuse e veti incrociati. Polemiche per la decisione della Presidente di concedere il voto segreto. Il Presidente ritiene ammissibili queste due richieste di votazione segreta in base al regolamento e in base ai precedenti. Allora, senatore Santangelo, si è disturbato tra poco da lontano dall'aula. Lei è un maleducato, si sieda, non si fanno gesti alla Presidenza. Tensione in aula durante la discussione tra Casellati e il pentastellato Sant'Angelo, ma in scontro anche nel centro-sinistra. Sulla carta aveva 149 voti, 16 in meno di quelli incassati. Chi sono i franchi tiratori? PD e Italia Viva si accusano reciprocamente. La legge, firmata dal deputato Dem Zan, era stata approvata alla Camera lo scorso 4 novembre. Da sempre contestata dal centrodestra, che pure dichiara di volere un provvedimento contro i crimini di odio, ma non questo. Stessa linea di Italia Viva, che sollecitava un compromesso. PD, Leo e 5 Stelle hanno fatto muro. Solo domenica scorsa Enrico Letta ha aperto a possibili modifiche, ma tutti i tentativi di mediazione sono falliti. Il banco è saltato. Il disegno di legge Zan oggi viene di fatto archiviato.